Proseguono le ricerche dei rapinatori della giovane studentessa cinese che è morta travolta da un treno mentre li inseguiva. E nel quartiere romano di Tor Sapienza i cittadini tornano a chiedere più sicurezza. Il servizio di Valeria Collevecchio. Altra 14 anni al parco col coltello alla gola. E il figlio d'amica mia qui alla stazione gli hanno rotto la bottiglia, l'hanno messa qua sotto la bottiglia. Ognuno ha la sua storia da raccontare qui in Piazza dei Cupis, nel cuore di Tor Sapienza. L'ultima rapina, l'ultima aggressione, l'ultimo scippo. Hanno, penso, rubato negli ultimi 6 mesi, penso, quasi tutte le biciclette dei bambini del quartiere. Di questo si parla il giorno dopo la tragedia della ragazza cinese. Se ne parla all'ombra di uno striminzito albero di Natale al centro della piazza. Degli esempi sono i pacchi che abbiamo lasciato sotto l'albero. Legalità, sicurezza, campi rom, roghi tossici, immondizia, prostituzione. Non ce la facciamo più. Appena scende il buio, qui c'è il coprifuoco. Hanno paura, ma rifiutano l'etichetta di razzisti in questa cittadella di 17.000 anime, trasformatasi in pochi anni da salotto buono della periferia a simbolo di degrado, con 4 centri d'accoglienza e 2 campi rom, una polveriera. Oggi è diventato purtroppo un contenitore, di tutto un tessuto sociale che non è fatto dal cittadino, ma è stato fatto dalla politica. Hanno scaricato tutti i problemi. Si sentono abbandonati, italiani e stranieri, prima di tutto dalle istituzioni. Se c'era un po' di legge, questo non succederebbe. La desolazione, il degrado sono dietro l'angolo, proprio vicino a quella fortezza di cemento armato che è l'ufficio immigrazione. Qui era venuta Zhang lunedì pomeriggio per ritirare dei documenti. Qui fuori è stata rapinata. Lei ha inseguito i suoi rapinatori. A un passo c'è il campo nomadi e intorno c'è il nulla. Un nulla fatto di immondizia che brucia ogni notte di un fumo tossico e di tetti di cartone. La soluzione soltanto è legalità.